Hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Shrek Super Slam. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova storia. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'inizio della modalità storia, cannoni a briciole. Oggi invece, Knights, ferma l'agente azzurro prima che arresti Ciuchino. Giustamente. Va bene, ora racconta la storia Papino. Fermate quel Ciuchino! Che bello che è questa scena con la balestra gigante. Questa sera i Knights, uomini coraggiosi, assedieranno il castello dell'ingiustizia. La capra. So che ci sei, Ciuchino. Sento l'odore di un criminale a miglia di distanza. Devo prendere una mentina. Non sono un criminale. Voglio dire, non ho devastato il giardino botanico della regina, fatto un bagno nel fossato e usato il divano reale per una pennichella. Vabbè. Ok, forse qualcosa che non va l'ho fatta, ma almeno non sono il principe della chirurgia plastica! Basta, Ciuchino! O tu e la tua famiglia ve ne andrete via, oltre il fiume! Nessuno fa il furbo con la mia famiglia! Baciami lo zoccolo! Baciami il culo! Sul mio muscoloso e hai tante cadavere! Va bene. Dobbiamo vedere i comandi di Ciuchino, però non mi ricordo bene le combinazioni che fa. Ciuchino contro Principe Azzurro! Ciuchino contro Principe Azzurro! Yeah. Pronti? Ok, fammi un attimo vedere i comandi. No, non posso vederli, va bene. Ai! Aiuto! Becca di questo! Questa è mia ora! Ma porca! Porca puttana! Vieni qui! Cosa mi ha... Becca di questo! Ui! Maledetto! Preso in pieno, verso la torre. Oh, le palle di fuoco. Donna, la mossa. Ancora un minuto. La mossa elicottero di Ciuchino è stupenda. Non so cosa sia successo, però guarda, sono... Oh, che cazzo. Mi ha beccato in pieno e sono caduto nella lava. Beccato in pieno. Vai contro l'altro pezzo di roccia. E niente. Le palle di fuoco sono di... Ehi! La confusione però, eh. Ancora 10 secondi! Porca! Beccalo, beccalo! Sì, è l'ultimo secondo! Con la palla di fuoco in faccia! Hai vinto! A quanto però? 5-1! È riuscito anche a darmene uno, dai! C'è da dirgli che è stato bravo! Vediamo se riusciamo a fare un 5-0! Ciuchino! Contro! Principe Azzurro! Pronti? Forza, vieni a me. Beccato. Ah, dolore. Becca e porta a casa. Maledetto Azzurro. Non so cosa ci sia lì, ma vado io. Dai! Ecco fatto! Altra torre devastata, dovremmo chiamare i muratori poi per fare aggiustare tutto. Madonna! La mossa elicottero di Ciuchino. Ah! Ok, no, non ha preso me allora. Ancora un minuto! Vai! Preso anche l'altra torre!
Ok. Poteva counterarmi l'attacco con col bastone, ma l'ha sprecato. E tra l'altro, dove va? Me lo ricordavo molto meglio la IA degli avversari. O meglio, forse facevo più schifo io una volta. No, e dai! Alla fine non è giusto. Stavo per fare la partita ancora perfetta di nuovo. E niente, volevo fargli un ultimo colpo alla fine, ma come prima mi sono fatto prendere di nuovo dalla palla di fuoco. Vabbè, 4-1 è comunque un ottimo risultato. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito. Se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima storia. Ciao a tutti.